Ed eccoci qui ragazzi e ragazze, come sempre in compagnia del vostro Diablotex, per continuare sul nuovo Forza Motorsport, in questo caso su Series X, Xbox Series X. Allora, detto questo, possiamo iniziare un altro campionato, vi porterò solo due gare, credo. E ovviamente, come sempre, vabbè, parleremo tra poco. Premium performance coupes possessing an exciting combination of power, handling, and understated elegance. Intended for serious drivers who love mechanical excellence, gorgeous body lines, and a long, winding road. Functional and comfortable for relaxed road trips, more than enough power for aggressive track days. And when built to the next level, these cars transform into exhilarating track weapons that a skilled driver can wield to dominate the competition. Perfetto ragazzi, detto questo vi ricordo che se vi farà piacere potete lasciare sotto il gameplay un like, un commento, magari se avrete voglia condividere il gameplay ed iscrivervi sul mio canale YouTube. Le auto idonee sono 9 in questo caso, io ho 143.000 crediti, vediamo che auto acquisterò, questa non posso. Vediamo un'auto che possiamo acquistare, che comunque performante, che anche a livello estetico comunque deve piacere. Vediamo, la Ferrari California, bella. Vai ragazzi, 138.000 crediti, spendo tutto ma prendiamo questa. Prendiamo questa, va bene, acquista. Il colore, vediamo un po', Vediamo un po'. Allora, tra questo rosso qui e questo, preferisco questo più acceso, quindi prenderò questo colore qui. Siamo rimasti a corto di crediti, ragazzi, Siamo rimasti a corto di crediti, quindi comunque vai, divertiamoci con un il massimo che possiamo raggiungere 800. Abbiamo 300 punti, ma possiamo mettere già qualcosina, vediamo un po'. Eh no, perché ne richiede 400, quindi non possiamo. Qui, ecco, qui possiamo inserire qualcosina, vai, giusto per iniziare, perché poi dal livello 8 si inizierà in quel caso a sbloccare qualcosina. E qui 3, 4, 5, 2. Ah ok, qui possiamo aumentare qualcosina, quindi va benissimo così. Allora ragazzi, io ve lo dico adesso, ovviamente abbasserò il livello di difficoltà per il semplice motivo che stiamo iniziando adesso con questa vettura e quindi a livello 5 capite che non ci sarebbe storia, insomma. Quindi andiamo a regolare una... siamo a Catalogna, ok. Allora regoliamo il livello di difficoltà adesso, Metterò livello 3 per il semplice motivo, ragazzi, che stiamo iniziando adesso con questa vettura. Non sarà performante molto, anche sul fattore di reggere la strada e così via. Quindi cercate di capire. Poi man mano che magari potenzio la macchina possiamo tornare anche al livello 5, 6, anche livello 6. Dipende in che modo. Comunque adesso iniziamo. Buon divertimento, sono 3 giri da 2 minuti e 14 addirittura. Devo prendere confidenza con la mia vettura, quindi confidenza per modo di dire, perché comunque l'ho acquistata adesso e non è neanche performante, ripeto, perché se non si inseriscono i componenti la frenata è minore, anche le prestazioni per vedete? Capite che non possiamo partire al livello 4-5 con una vettura così, ecco. Comunque adesso andiamo. Vi porterò due gare, dopodiché chiuderemo il gameplay. Allora, vedete, non regge tantissimo. Ci sono, vabbè, è normale, abbiamo acquistato adesso la vettura, non me ne volete, ma comunque credo che, vedete ragazzi, non... Allora, comunque tranquilli che poi andremo crescendo, crescendo, non vi preoccupate. Pian pianino aumenteremo il livello come ho sempre fatto e così via.
Comunque, dicevo, sarà una serie molto lunga perché vi porterò tutti i campionati per quanto riguarda questo Forza Motorsport. Poi il gioco sarà in continuo aggiornamento e quindi, ragazzi, credo che sarà veramente una serie che ci divertiremo per molto tempo sul mio canale YouTube. Credo veramente che ci divertiremo per molto molto tempo. Vediamo un attimino qui. Purtroppo, vabbè, questo giro non credo che gli altri giri possano migliorare, quindi non credo minimamente, ragazzi. Però abbiamo comunque sempre una Ferrari, eh? È sempre una Ferrari che però deve diventare performante in vista delle prossime gare. Dovrà diventare performante, ragazzi, vabbè. Ma vedete, non regge nulla proprio. Non avrei mai potuto alzare il livello subito così nella prima gara. Veramente era una cosa inammissibile, ragazzi. Comunque andiamo dal secondo giro di questa sorta di qualifica. Cercherò di gestire un po' meglio la vettura, anche se sarà, allora, qui abbiamo i box, quindi stiamo per arrivare alla fine del primo giro. Cercherò di gestire un po' meglio la situazione, quindi cercherò di gestire un po' meglio, eh. Speriamo bene. Speriamo bene. Io voglio ben sperare, poi vediamo. Magari freno un po' di più, però purtroppo la vettura, ecco, devo prendere confidenza con la vettura, ragazzi, non me ne volete. Cosa devi fare? Ma cosa questo qui è prepotente comunque, ragazzi, eh. È prepotente, molto prepotente, devo dire. Via, ha una prepotenza che veramente vabbè, andiamo, dai. Vediamo un po'. Maremma. Maremma, ragazzi. Facciamo? Bah. Si corre? Sì, ci proviamo. Ci si prova, eh. Non vi garantisco il massimo, ma comunque meglio del primo giro sto facendo meglio del primo giro, quindi sono contento già di questo piccolo miglioramento, eh. Sono contento già di questo piccolo miglioramento, quindi vabbè, devo frenare un po' di più e possiamo gestire la gara, dai. E la possiamo gestire. In questo modo, diciamo che male non sarà. Eh vabbè, ragazzi, io più di questo non ho potuto. No, non posso fare più di questo al momento. Più di questo non posso purtroppo fare. Eh beh, ma sono migliorato forse. Allora, prima ho fatto 2 minuti e 27, quindi comunque vado a migliorare qui, eh. Vado a migliorare. E per poco non mettevo anche a segno il giro veloce, quindi attenzione. Attenzione. Veramente, ma qualcuno non ha la mia vettura, no? Non ha nessuno la mia vettura. Vabbè. Diciamo che va bene così, eh. Diciamo che va bene in questo modo. Io già sto riflettendo su che posizione partire, perché giustamente non essendo ancora a delle performance decenti, devo anche riflettere bene su che posizione partire in gara, se permettete. Se permettete, no? Ecco qui, vabbè. Vediamo un attimino. Ok.
Vediamo un attimino qui. Perfetto, perfetto. Molto perfetto, ragazzi. E beh, ai ai ai, calmi, calmi tutti. Ok, bene, molto molto bene. Molto molto bene, ragazzi. Allora, forse qui posso anche piazzare il giro record se non faccio stupidaggini, eh? Se non farò stupidaggini, quindi... credo di piazzare il giro record, ragazzi, sono convinto. Sono convinto di questo. Andiamo? Bene così. Giro record ottenuto, sono contento. Allora, in che posizione partiremo? Sto pensando ancora. Sto ancora pensando, ragazzi. Ho una riflessione. Vabbè, dai. Ottavi, non possiamo ancora scalare di molto, perché comunque... anzi, nella mia mente mi diceva parti sesto, poi vabbè, ho messo ottavo. Ripeto, finché la macchina non diventa performante non spingerò oltre, quindi andiamo, si inizia. Quanti giri sono? 12, la butto lì. No, 12 no, 12 assolutamente. Mamma mia che Ferrari, ragazzi, mamma mia che Ferrari. Devi diventare performante, bella mia, eh. Devi diventare performante, sì. Ah, 4 giri, bene. Immaginavo peggio, eh. Credevo peggio. Vediamo un po' se ottavo va bene. Io voglio giocare nella maniera più pulita possibile, ragazzi. Però se poi i piloti mi vengono addosso, che dobbiamo fare? Non l'ho buttato io fuori pista quello, attenzione, eh. L'avete visto, io non ho fatto nulla. Chissà se ho fatto bene a partire ottavo. La gara ci dirà tutto alla fine. Devo cercare di non fare molti errori, qualche errore lo farò sicuramente, ma non devo esagerare, no. Non devo esagerare, assolutamente no. Ai ai ai. Ai ai ai, ragazzi. Allora, sono in quinta posizione, sono partito ottavo, quindi tre vetture le ho già fatte stare buone dietro, quindi... E anche la quarta, ragazzi, ottimo. Ottimo. Ottimo così, via. Veramente ottimo, eh. Eh sì. Ottimissimo, ragazzi. Allora, se vi state divertendo, ditemelo. Divertendo, scusatemi. Ditemelo, fatemelo sapere sotto nei commenti. Ma se non faccio errori mi diverto. Se poi farò errori non mi diverto più, è normale. Quindi massimo impegno su questa gara, perché la mia Ferrari comunque deve far bella figura, eh. Appunto, ci mancherebbe. Deve far comunque bella figura. Scusami Ciccio, ma se vedi che arriva la Ferrari devi spostarti, eh. Devi spostarti, cioè con quel colore che mi sembri la Pemaia, con la vettura. Allora, ragazzi, sinceramente io qui inizio a credere che posso fare molto molto meglio, eh. Magari nella prossima gara partirò decimo. Proviamo? Proveremo a partire in decima posizione, non so. Vediamo come finisce questa gara, poi parleremo della prossima gara. Abbiamo tempo per la prossima gara, ragazzi. Sì, abbiamo tempo, non vi preoccupate. Non vi preoccupate. Vediamo un po'. Ok. Molto, ai ai ai. Lo so, ragazzi, la vettura non regge ancora benissimo. Purtroppo
dovrà diventare performante con il tempo. Ci vuole il tempo che ci vuole, non me ne volete. Ci vorrà il tempo che ci vorrà, quindi. Ok. Cosa faremo? Ah, buh, non lo so. Non lo so, vediamo. Non lo so, lo scopriremo insieme. Vai, livello 4, vai. Livello vettura 4 quasi, eh. Eccoci qua. L'ho chiamato, eh. Eh beh, l'ho chiamato, sì. Anche perché se arriverò primo avremo forse un po' più punti da mettere per sbloccare. Il problema sono i crediti, che me ne sono rimasti veramente pochi. Credo che alla fine di questo campionato devo fare un po' di crediti. Devo ripetere qualche campionato che ho già fatto, perché mi servono un po' di crediti, ragazzi. Se andiamo avanti poi non abbiamo crediti per acquistare le vetture per fare i campionati, poi che facciamo? E poi cosa si fa? Ditemelo voi. Non si corre? No, si deve correre, ci mancherebbe. Veramente sto pensando che sarei potuto partire anche in decima posizione. Poi sto migliorando il tempo giro per giro, quindi non credo che migliorerò più di questo, non credo minimamente, ragazzi, purtroppo. Ma va bene così comunque, ci mancherebbe. Ai ai ai. Ai ai ai. Vediamo un po'. Ok, bene. Molto molto bene, ragazzi, benissimo. Credo che qui la vettura possiamo portarla anche al livello 5, credo, eh. Credo proprio di sì, ragazzi. Credo proprio che potrebbe essere così. Eh sì. Comunque questa Ferrari ve lo posso garantire, appena inizierò a mettere i componenti con più stabilità e tutto il resto, darà filo da torcere in pista, secondo me, ragazzi. Darà veramente filo da torcere, ve lo dico. No, ve lo posso garantire, secondo me è proprio così, quindi. Maremma. Andiamo. Ullala. Siamo quasi addirittura all'arrivo del terzo giro. Entreremo nell'ultimo. Beh. Vedete, ragazzi, i tre giri per conoscere il circuito a cosa serve? Che poi in gara si va leggermente meglio. Quindi è una cosa molto intelligente quella che per alcuni ho sentito molte critiche, mentre io apprezzo quello che hanno fatto. Lo apprezzo veramente, ragazzi. Ho sentito troppe critiche su questo gioco, e vi dico la verità, che mi sono anche sinceramente un po' infastidito, perché a volte alcuni titoli vengono presi un po' troppo di mira e la cosa non è che tanto, non tanto mi piace, dico la verità, non tanto mi piace. Però giro finale, ok, ho fatto qualche errore, ma l'importante è mantenere il primo posto, l'importante è mantenere il primo posto, ragazzi, in un modo o nell'altro. Nell'altro modo qual è? Non si sa. Però devo arrivare primo qui, è giusto che sia così, è giusto. Comunque, ripeto, ho sentito troppe critiche, io sinceramente questo titolo lo sto amando e credo che verrà sempre supportato in un grande modo, sì. Poi ve lo dico, per adesso lo sto giocando su Game Pass, ma io ho tutta la collezione di Forza Motorsport. Appena ci sarà un abbassamento di prezzo, recupero per la mia collezione personale, ecco, sia chiaro la questione. Allora, andiamo un attimino qui. Perfetto, perfetto. Bene, molto bene. Che bello, ragazzi, che bello. Mm.
Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Qui si viaggia, no, ma si viaggia veramente ad alto livello. Si viaggia ad alto livello. Ragazzi, dai, sto facendo veramente un campionato come... Per il momento, la prima gara, capite che... commentare e fare una gara abbastanza perfetta non è semplice. Non è affatto semplice. Andiamo. Vai. Non credo di migliorare ulteriormente il mio tempo, e non credo, no. Beh, comunque siamo primi e va bene così, ragazzi, Siamo primi e va bene così. Livello pilota 19, ma che bello, ma che bello! Primi. Bevo un po' di caffè mentre qui vedremo la premiazione. Andiamo. Inquadra la mia Ferrari. Bellissima. Al bacio proprio. Vai, livello pilota 19. 14.000 crediti. Vai, iniziamo a risalire qui. Iniziamo a risalire. Bene. Certo, un'altra gara, poi interromperemo questo gameplay. Allora, vediamo un po'. Qui aumenta. Quanti punti chiedono? Ok, possiamo inserire. Possiamo, no, qui bisogna fare le cose per bene, ragazzi, non scherziamo. Ok. No, lì fa scendere, no. Al momento lì non metto nulla. Al momento, più avanti vedremo, Assolutamente no, qui. Gara. Vediamo un po' i pneumatici, ma non credo che bastano. Ah no, bastano i crediti. Andiamo. Vediamo un po' qui. Perfetto, ragazzi. Dai, qualcosina. Qualcosina abbiamo migliorato, Di poco, ma qualcosina si è migliorato. Vai, si continua. Si continua sempre in compagnia del vostro Diablotex. Andiamo. Allora, quanti giri saranno qui? Vabbè, due o tre, non lo so. Per conoscere il circuito. Poi ci sarà la gara, come oramai ben sapete. Ah, circuito completo, Speedway, vediamo un po'. Si corre qui, ragazzi, qui si corre. Beh, che dobbiamo fare? Bisogna correre. Inizia le prove? Iniziamo le prove, via. Siamo pronti per iniziare le prove e vediamo se la mia vettura di poco... è migliorata, e vediamo un po' se è migliorata anche di poco, ragazzi, a me basterebbe. Vediamo un po'. Ah, sono tre giri, 2 minuti e 18, ok. Quindi saranno 4 giri in gara, o no, 5. Secondo me saranno 5 giri in gara, Saranno 5 giri. Secondo me in gara sì. Posso sbagliare? Forse, chi lo sa. Comunque ci divertiremo ancora insieme, quindi l'importante è questo. Vediamo se la mia vettura è migliorata un po', Ovviamente il primo giro, primo e secondo giro mi servirà per conoscere un po'. Vabbè, il circuito un po' lo conosco, quindi... è che devo vedere con la mia vettura come mi devo approcciare con questo circuito. Questo è il problema. A parte questo non ci sono problemi, ragazzi. Quindi rallenta, Ciccio, rallenta. Che questa è una curva un po' beffarda, Eh sì, è un po' beffarda come curva. Anche questa non è che scherza tanto, Eh no.
Bene, molto molto bene, sì. Che bello, che bello. Ho fatto un fuoripista, lo so, succede. Tutto sotto controllo, ragazzi, tutto nella norma. Il fuoripista fa parte che a volte può succedere, non è che il fuoripista non c'è mai, no. Il fuoripista purtroppo esiste. E dico purtroppo. Io dico purtroppo, poi vediamo. Ok, mamma mia. Vediamo un po'. Che assistenza abilitata, non mi serve Ciccio. Non mi serve l'assistenza. Qui l'assistenza servirà ai prossimi piloti che vorranno gareggiare contro di me. Eh beh, forse servirà a loro. Servirà sicuramente a loro. Che bello, che bello. Primo giro quasi concluso. Eh sì. Vediamo un po'. Oh ragazzi, ho beccato il giro veloce al primo tentativo. Vabbè, va bene. E chi se lo aspettava? Voi lo aspettavate? Io sinceramente no, quindi. Io sinceramente non me lo aspettavo, quindi. Vabbè, il circuito si lascia giocare abbastanza bene con questa vettura, eh. Diciamo che si lascia giocare abbastanza bene, quindi. Si lascia veramente giocare con molta voglia, sì. Rallenta, rallenta che qui. Forse ho rallentato un po' troppo, potevo. Avrei potuto farla un po' più veloce, ma va bene, dai. Meglio non rischiare, meglio non rischiare. Meglio non rischiare. Dal mio punto di vista, poi insomma. Vabbè. Vabbè, giro veloce l'ho fatto, ragazzi. Un fuoripista di questi aggressivi ci può stare. Può succedere, quindi. Può succedere. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Andiamo. Che bello. Che bello. Ah, ma il simbolo di Batman. Bellissima. Bella, ragazzi. Amo queste tamarrate io, eh. Ve lo dico subito. Ve lo dico che amo queste tamarrate, quindi. Sia chiara la questione. Sia chiara la questione. Ok, via. Ultimo giro, ragazzi. Attenzione, ultimo giro. Poi si va in gara, eh. Poi si va in gara. Poi si va in gara veramente in grande stile. In grandissimo stile, come sempre. Come sempre. Maremma. Ragazzi, come ne sono uscito fuori lì non lo so, eh. Non so come ne sono uscito fuori, ve lo dico. Ero pronto al botto già, eh. Ve lo dico, ragazzi. Comunque. Il giro veloce l'ho completato. Vai, livello auto 7. Bello. Mi piace. A voi piace, ragazzi? A me piace molto. A me piace molto, vi dico la verità. Vi dico la verità, ragazzi. Io. Sì, mi sta piacendo molto.
questo circuito lo sto amando, ecco, ve lo dico chiaramente. Senza se e senza ma, ve lo dico proprio. Vediamo un attimino qui. Ok. Vabbè, una volta conquistato il giro veloce, un po' ci si può anche un po' rilassare, perché poi bisogna spingere in gara, quindi bisogna spingere per bene in gara poi, Vediamo un attimino, vai. Andiamo. Abbiamo finito la sorta di qualifiche e vediamo un po'. Vediamo un attimino qui. Vai alla gara. Allora, vai alla gara. In che posizione parto? Allora, ragazzi, ve la voglio fare bella. Mettiamo livello 4, via. Ho alzato un po' il livello, E partiremo ottavi. Vediamo un po'. Allora, vediamo un attimino. Perfetto, perfetto, allora. Ragazzi, ho alzato al livello 4. Non vi garantisco che la gara sarà abbordabile. Ok, sono 5 giri, immaginavo. Poi magari nel prossimo... vediamo come va a livello 4. Magari nel prossimo gameplay faremo una gara a livello 4 e poi alzeremo a livello 5. Non lo so, vediamo, Per adesso accontentatevi del livello 4. Che secondo me era anche un po' prestino alzare il livello, perché la mia auto deve essere ancora potenziata, quindi... vabbè. No, no. Calmi. Vediamo un po' in che posizione arriverò qui. Almeno abbiamo un po' più di sfida al livello 4, no? E beh, saranno 5 giri di fuoco qui. Era un po' prestino aumentare, secondo me. Vabbè, però oramai è fatta, quindi. Oramai è fatta. Oramai è fatta. Comunque, terzo posto ci posso arrivare, terzo posto, se non faccio errori che dipendono da me, no? Che faccio veramente casini in pista. Non voglio dire nulla perché sono 5 giri, ragazzi, e bisogna stare attenti. Bisogna stare attenti. Allora, qui abbiamo una bella curva da fare adesso. Abbiamo una bella curva, ragazzi, quindi... vediamo un attimino. Ai ai ai. No, no, non voglio. Non voglio tamponare. Non voglio tamponare le vetture, giustamente. Io voglio sempre cercare di giocare nella maniera più pulita possibile. Me la voglio guadagnare la gara, come si dice, in maniera pulita. Ed è giusto, ragazzi. Ed è giusto così, quindi. Vediamo un po' qui. Siamo entrati nel secondo giro, quindi si entra nel secondo giro qui, ragazzi. Che dite, vogliamo provare a vincere la gara? Bah, la vedo un po' complessa vincere la gara,
magari dal prossimo gameplay con due potenziamenti in più può succedere, ma così. Comunque proviamo e spingiamo qui. Si spinge come se non ci fosse un domani, eh? Beh. Vediamo un attimino. Andiamo. Bene. Bene, bene, bene. Cosa si fa? Cosa si fa? Si accelera, ragazzi, ma non credo che si arriva più di terza posizione qui. Non lo so. Proverò ad accelerare un po' di più, ma in punti ben precisi, non è che comunque sto andando piano, ci mancherebbe. Piano non sto andando, comunque. No, rallenta qui, stai calmo perché... Stai calmo. Le vedo un po' più ravvicinate, ma poi... Sembra che sto accelerando un po' di più io, oppure rallentano loro, non lo so questo. Una cosa è certa, che comunque ho ridotto la distanza tra me e loro, quello è sicuro, perché si vede, è palese, vedete? Si nota proprio, però vediamo, perché a tratti anche loro accelerano di brutto, sì. Danno dei colpi di accelerazione veramente prepotenti, come si dice. Ok, Maremma. Come si fa, ragazzi? Ma come si fa? Ma come si fa? Terzo giro nel frattempo, eh. Siamo entrati nel terzo giro, ragazzi, sì. Siamo entrati nel fantomatico terzo giro. Siamo a metà gara, in pratica. Siamo a metà gara, sì. Siamo a metà gara, sì sì, certo. Vedete, a tratti sembra che mi avvicino, poi si allontanano, perché significa che in qualche tratto loro spingono più di me, giustamente. È così, l'unica soluzione è questa, però. Però. No, non devo fare errori, perché poi qui se faccio... Ragazzi, qui se vado fuori pista il quarto posto mi supera in un batter d'occhio, quindi no, no, assolutamente non vado, non voglio rischiare questa cosa. Mi accontenterò del terzo posto, va bene così, va benissimo. Io direi che va veramente benissimo, ci mancherebbe. Vai, si entra nel quarto giro, ragazzi, eh. Anche se a volte a tratti ci credo che posso vincere la gara, però poi vedo che secondo me manca ancora un po' di potenza alla mia vettura e poi possiamo affrontare questa situazione, sì. Da come la vedo io, comunque. Vediamo un po'. Nulla, non riesco proprio ad avvicinarle. Adesso, diciamo, ho iniziato a frenare un po' più. Ullala. Andiamo, andiamo. Vediamo un attimino qui.
come gestire al meglio la situazione. Mi accontento di vederle da questa distanza, mi accontento di vederle in questa distanza, ragazzi. Per me è già una vittoria. Mi accontento, quindi. Io personalmente mi accontento. Ai ai ai. Errore? Allora, qui lo riavvicinate parecchio comunque. Se non sbagliavo quella curva che ho frenato troppo, ragazzi, secondo me sarebbe... Comunque mi sono avvicinato di più, Il problema è che manca solo un giro, quindi... E quello è un grosso problema. Con altri 20 giri forse avrei... Sarei arrivato anche primo. No, vabbè, dai. Sto scherzando, dai. Comunque ho ridotto la distanza, Comunque gli sto facendo capire che ci sono in pista, quindi... Lo so, è l'ultimo giro, non mi sconcentrare. Non mettermi fretta, perché per me va bene mantenere la terza posizione, quindi... Per me va benissimo così, Non pretendo... Poi magari pretendo nelle prossime gare, quindi... Vediamo un po'. Vediamo, Vediamo qui. Comunque le ho riavvicinate, ragazzi, sì. Il mio motore si sente? È performante, su. Si sente il motore. Ecco, però adesso... Che battaglie però, ragazzi, che battaglie. Che battaglie che vengono fuori qui. Hanno dell'assurdo, ve lo dico, veramente hanno dell'assurdo. Vai, livello 10 raggiunto, mi piace, sì sì. Il livello 10 mi piace, ragazzi. Veramente mi garba molto. Mi garba molto il livello 10. Vediamo un po'. Ragazzi, qui veramente con altri 2-3 giri a disposizione... Io credevo che avrei superato queste vetture. Veramente arrivavo primo. Con altri 2-3 giri a disposizione la gara andava molto diversamente. Andava molto diversamente, ma sono contento di questo. E andiamo, ragazzi. Terzo va benissimo. Terzo posto va benissimo. Ecco, sono primo di un punto, Anche se di un punto, ragazzi, comunque un po' la differenza la faremo, non vi preoccupate. Non vi preoccupate. Manterrò quel punto, me lo terrò stretto, Me lo terrò stretto, attenzione. Poi magari cambierò anche la tuta più avanti, non lo so, Livello pilota 20, 71.000 crediti, ottimo, mi piace. Abbiamo raggiunto, abbiamo sbloccato qualcosa, frizione e compagnia bella. 35.000 crediti per aver raggiunto il livello 20, ecco. Fantastico, allora ragazzi, chiuderemo qui questo episodio di Forza Motorsport. Sul mio canale YouTube, sempre in compagnia del vostro Diablotex, continueremo nel prossimo episodio il campionato in corso. Nel frattempo io vi ringrazio di cuore a tutti e grazie veramente per il vostro supporto. Vi ricordo come sempre, se vi farà piacere, di lasciare un like, un commento, condividere il gameplay e magari iscrivervi sul mio canale YouTube se vi piace quello che sto portando sul mio canale. Vi ringrazio ancora di cuore a tutti, vi do appuntamento con il prossimo gameplay.
Ciao a tutti e grazie per il vostro fantastico supporto. Ciao!